E con noi al telefono Mario Dinolfi, il candidato di Popolo della Famiglia. Eccolo qui, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Vi siete raccolti le firme? 43.534 su tutto il territorio nazionale, 97 collegi su 97. Quello come avete fatto? Bonino non riusciva a fare, piagnucolando, dicendo che gennaio fa freddo e non riusciva a raccoglierle, ha trovato il simbolo di Tabacci a soccorrere. Noi non abbiamo trovato il trucco di Tabacci, quindi le abbiamo raccolte perché siamo popolo. Ci avete visto al Family Day, ci avete visto in piazza, il popolo ha risposto e in 13 giorni tutte le firme raccolte, con una correttezza formale spaventosa per certi versi. Non abbiamo avuto neanche bisogno di una corte di Cassazione che riammette 17 collegi al centrodestra in meno di 12 ore, diciamo. Insomma, noi siamo stati un po' più precisi. Perché stai polemizzando con quel, con no, quel giudizio? Faccio notare che, insomma, in un attimo, quando pure si presentano senza documenti, la Cassazione sana probabilmente. Però hanno spiegato che il documento era presentato, ma in un'altra cartellina. Quella... Allora non dovevano ricusarle, invece l'avevano ricusate perché non c'era. Vabbè, ma comunque, insomma. Buona allora, perché si candida il Popolo della Famiglia? Perché non nascono più bambini e questa è la principale tragedia di questo paese, perché ogni anno facciamo il record di denatalità e senza figli questo paese è morto, e non nascono bambini perché la famiglia è non solo ignorata ma bastonata continuamente. Negli ultimi 25 anni le politiche familiari hanno generato purtroppo un dato Istat reale: fare figli equivale a mettersi in condizione di povertà. Istat dice che le famiglie con più di 3 figli sono in assoluto esposte al rischio povertà assoluta. Ma perché non candidarsi in una delle liste degli altri partiti portando la propria rappresentanza? Cioè perché avere un simbolo partiti, autonomo e una lista autonoma? Perché gli altri partiti in un quarto di secolo le politiche familiari le hanno raccontate e mai fatte. In più, al Family Day una grandissima mobilitazione è stata tradita dai partiti che erano presenti al Family Day e poi hanno votato 20 giorni dopo contro le istanze che il Family Day portava, e dunque la rappresentanza politica deve essere diretta. Ora, quelle famiglie, quel mondo che è di ispirazione cristiana, che ha una formazione molto spesso cattolica e che è completamente cancellato dalla scheda elettorale, è incredibile, ci sono 3 partiti di estrema sinistra, esistono 2 partiti di estrema destra, non si riusciva ad avere una voce che parlasse per il mondo cattolico. Il Popolo della Famiglia prova a rappresentare quei principi che noi definiamo non negoziabili della cultura della vita e della cultura della famiglia in un panorama politico dove riteniamo ci sia spazio per la rappresentanza di questi temi, soprattutto dopo una legislatura in cui si vota l'eutanasia mascherata del biotestamento, il divorzio breve, dove si vota la legge Cirinnà. Insomma, chi è portatore di istanze culturalmente alternative a quella produzione legislativa credo abbia spazio e legittimità a esserci per una rappresentanza politica diretta nel prossimo Parlamento. Chi lo vuole fare vota il 4 marzo per il Popolo della Famiglia. Consentite il testamento biologico e eutanasia mascherata? Beh, il testamento biologico è una legge davvero incredibile per infamia, perché non si riesce a capire l'urgenza per cui bisognava approvarla con quella corsa alla fine del 2017, e permette la morte delle persone, questo lo abbia chiaro chiunque ci ascolta, solo con un metodo, perché non abbiamo approvato il pentobarbitallo o il suicidio assistito svizzero, abbiamo approvato una follia che prevede che le persone muoiano per disidratazione e denutrizione, cioè togliendo le cose vitali che sono la nutrizione, l'idratazione, cioè morendo per fame e per sete, la morte più atroce che si possa immaginare, per poi arrivare fra un anno a spiegarci, useranno lo stesso argomento che sto usando io, diranno che al quel contrario, tipo di morte è atroce. Ma perché ma ogni persona non può determinare da sola che cosa pensa che sia giusto che le accada nella malattia? Cioè non esiste la libertà del singolo in questo caso, di fronte a malattie gravi, di fronte a agonie, costretti nel letto, non esiste, secondo Mario Dinolfi, la libertà del singolo di scegliere lui che cosa vuole per sé, se essere alimentato da una macchina oppure no. Allora, se esiste questa libertà, chiamiamola di questo genere, bisognava fare la legge come in Svizzera sul suicidio assistito. Uno dice che può essere legittimo
che venga uccisa una persona per propria autodeterminazione. Ora, quel tipo di meccanismo, grazie a Dio, dico, nella malattia, nella sofferenza. No, guardate, il suicidio assistito in Svizzera non viene fatto nella malattia. Sai bene, Deleuze, no, però stiamo parlando del testamento biologico. E si suicidano comunque. Addirittura nel testamento biologico, una legge che c'è ora, il medico ha un parere fondamentale, ultimo, non è che uno può dire staccatemi la spina, punto, come sai. Questo famoso stacchiamo la spina, come si realizza? Come muore poi questa persona? Io lo ripeto, non c'è altro metodo dentro a questa legge. Togli l'acqua e togli la nutrizione, uccidi per fame e per sete. Non ditemi che questa cosa è una cosa umana, perché per me è incomprensibile. Ma c'è la sedazione profonda. Che le intelligenze di questo paese possano arrivare a dirci che questo metodo di uccisione delle persone sia umano. E infatti ci spiegherete fra un anno che è disumano e ci chiederete l'introduzione del pentobarbital, cioè del barbiturico che uccide con l'iniezione in vena. Vedrete se non sarà così. Ma allora bisognava avere il coraggio di fare una legge sull'eutanasia piena e fare un dibattito su questo nel paese. Invece si è fatta, come al solito all'italiana, una legge infame che uccide in maniera ignobile le persone in condizioni di sofferenza, facendole soffrire maledettamente, perché un cervello umano non è pronto ad accettare la morte per fame e per sete, soffre anche se in condizione comatosa profonda. E questa cosa è semplicemente la svirgolata all'italiana attorno a un tema decisivo, che è quella della morte. Bene. E noi rappresentiamo un'alternativa, perché siamo quelli della cultura della vita che continuano a pensare che, insomma, la priorità non fosse nel 2017 a dicembre votare quel tipo di legge, ma magari affrontare altre emergenze che sono evidenti nel paese. Finalmente è arrivato il gattone, che non vedevo perché stava accomodandosi. Eccolo qui, buongiorno Oscar. Buongiorno. Hai qualche domanda per Mario Dinolfi? No, perché ritengo che la legge sulla par condicio mi impedisca di condurre un'intervista su posizioni così diverse. Non posso esprimere giudizi, non posso esprimere nessun tipo di commento su quello che dice, e credo che la legge sulla par condicio obblighi, infatti ti ho delegato, per questo sono arrivato dopo, ti ho delegato perché penso che su posizioni così violerei la legge, esporrei questa emittente a essere sanzionata. Non lo voglio, io la legge la rispetto, quindi ho delegato te, che sei più tra virgolette in grado di farla di me, perché io faccio battaglia pubblica negando radicalmente che qualunque parola abbia quasi finora detto Massimo, che rispetto e conosco e quindi rispetto le sue convinzioni, sia pronunciabile come le pronuncia. Non posso farla un'intervista in queste condizioni, lo dico in maniera aperta e dichiarata. Bene, ma io so che Mario Dinolfi, ovviamente tu giustamente dici non posso esporre la radio, Mario Dinolfi accetterebbe di buon grado, perché sicuramente è un polemista raffinato. Ma lo so perché lo conosco, gli voglio bene, cioè, lo so benissimo, e credo che sappia anche lui che al di là di... non c'è nessuna questione personale, assolutamente. Certo. Mario Dinolfi, la Lorenzin ha delle posizioni vicine al Popolo della Famiglia? No, la Lorenzin è molto lontana dalle posizioni del Popolo della Famiglia. Purtroppo al Ministero della Sanità ha espresso, diciamo, una faciloneria e anche qualche grado di confusione che non avremmo davvero voluto vedere. In più c'è questa caratteristica che a me davvero spiace, di essere eletta con uno schieramento, eletta con il schieramento del centrodestra, di essere diventata ministro perché Forza Italia l'ha voluta ministro, e poi di aver fatto una navigazione, diciamo così, piuttosto perigliosa per autogiustificarsi e ritrovarsi oggi a fare la leader di un partito di centrosinistra. Ecco, questo tipo di transito all'interno di una stessa legislatura mi sembra francamente poco comprensibile, e il governo dei fenomeni, per come l'ha governati la ministra Lorenzin, mi è sembrato davvero piuttosto confusionario. Poi c'è un altro elemento che mi preoccupa sempre: la competenza nei posti chiave. Teresa, sai che ho fatto una battaglia su Valeria Fedeli, perché ho trovato inconcepibile che un ministro potesse mentire agli italiani dicendo di essere laureata non essendolo, e in più in un posto chiave come quello della pubblica istruzione. Mutatis mutandis, siamo nella stessa situazione anche con Beatrice Lorenzin, un posto delicatissimo come quello della sanità, forse mettere un diplomato che non capisce un granché di numeri e di questioni complesse è stato un errore. Vorrei su quello che propone la Lorenzin sulle questioni della famiglia, sussidi, aiuti, copertura della rata degli asili.
la Lorenzin ha tagliato 20 miliardi di euro dalle competenze regionali per la sanità. Signori, di che parliamo? 20 miliardi di euro di tagli. Sulla disabilità non ha fatto nulla. 3,8 milioni di disabili in questo paese sono sostenuti dalle famiglie. Lo sapete che è la famiglia che si fa carico della disabilità in questo paese? Per un anziano non autosufficiente non c'è nulla che aiuti una famiglia a dare una mano a un anziano non autosufficiente quando arriva nella stagione triste e finale della sua vita. E in più la vicenda del decreto sui vaccini. Io sono una persona che ha vaccinato i suoi figli senza problemi, ma avere l'Italia, unico paese al mondo con 10 vaccini obbligatori per decreto legge, mi è sembrato un passaggio incomprensibile. Allora, evidentemente c'è qualche interesse che non si riesce a cogliere, perché se solo l'Italia ha questo tipo di obbligo vaccinale così basso, e lo ripeto, sono un papà che poi vaccina i suoi figli e fa tutto quello che dice la legge, però signore Dio, lasciamo alla famiglia la possibilità di decidere al di là dei vaccini obbligatori, che in tutta Europa sono obbligatori. E sentiamo Fulvio a Roma, che è in attesa da tanto, poi parliamo con Francesco. Buongiorno, io volevo innanzitutto far presente la mia esperienza di padre di due gemelli di 2 anni e mezzo. Oh, l'unico padre gemellare. L'unico contributo che che ci viene riconosciuto sono gli 80 euro mensili per i primi 3 anni. E adesso dobbiamo iscriverli alla scuola materna e fino all'1 ok, se li vuoi tenere fino alle 4 e mezza devi pagare 200 euro a bambino, va bene. Questo è come per far capire insomma la politica che... Ma voi il bonus bebè lo avrete, il bonus asilo, voglio dire, siete in condizione di ottenerlo secondo la legge vigente o no? No. E poi volevo fare una presentazione, un'altra cosa, volevo ringraziare Oscar Giannino perché è stato veramente molto preciso. Io lavoro sullo studio commerciale. Effettivamente, insomma, noi soltanto da rottamazione di cartelle e la voluta di bis hanno pagato i clienti nostri circa 6 milioni di euro. Questo per far presente, perché ieri sentivo il Sole 24 Ore che il Paolo Gentiloni diceva: avete visto la politica nostra fiscale? In realtà non dicono mai le cose come stanno. Esatto. A me piace questo giornalismo che fate voi, perché effettivamente è così. Io porto la mia esperienza, perché lavoro sullo studio e ho seguito queste pratiche. Carità, ripeto, si tratta semplicemente di spiegare alla gente le cose come stanno, soprattutto però di fare un po' di debunking, perché se sono gli stessi che poi attaccano i condoni se li fanno gli altri, se i condoni li fanno loro, sempre condoni sono. Ma però non lo spiegano, soprattutto in campagna elettorale, non lo spiegano. Allora il messaggio che passa a chi non lavora sullo studio è che effettivamente insomma hanno fatto tanto, sì è vero, del 160% le entrate ci sono state, ma in realtà non è così. Allora 6 milioni di euro soltanto lo studio nostro insomma è una bella cifra tra tutte e due le cartelle. Poi dovrebbero fare una politica per evitare che la gente intesti faccia di coprire la carica di liquidatore a dei nulla tenenti, perché molte società accumulano debiti, poi che fanno? Mi mettono in liquidazione, nominano un liquidatore, un nulla tenente, una persona anziana, uno che non c'ha niente da perdere, casomai lo fanno diventare anche socio unico, e alla fine insomma sono tutti soldi che vanno persi. Allora perché non fanno una politica? Questo è un classico metodo usato per esempio per eludere ed evadere i versamenti contributivi con false società con prestanome, così. I politici non lo sanno che si fa un tipo di operazione del genere? E poi un'ultima cosa, volevo fare i complimenti a Dinolfi perché mi è piaciuto molto come ha parlato, e io sinceramente che voto il Movimento 5 Stelle, insomma forse voto più lui che il Movimento 5 Stelle, però sì, volevo sapere che ne pensate del fatto dei 5 Stelle che vogliono importare la politica adottata a favore delle famiglie.